Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui come promesso in un nuovo video su come cambiare manopole a una moto o scooter, quello che sia. Procediamo con lo smontaggio del Del bilanciere. bilanciere, svitando questa vite, In questo caso noi già l'abbiamo allentata. bilanciere. Ora Guardate se bene dentro avete l'espansione, qui non c'è si vede niente. l'espansione perché è buio. Vabbè, comunque c'è Scusate. l'espansione. Comunque dentro c'è l'espansione oppure avete già il manubrio filettato dentro che è pieno. Questo, in questo caso abbiamo un'espansione. Abbiamo comprato delle manopole Domino. domino rosse e nere. Ho preferito queste lisce piuttosto che quelle puntinate perché quell'altre me le hanno sconsigliate al negozio. Comunque su dove stiamo lavorando oggi è una Kagiva Raptor 125, due tempi. Allora, procediamo nel mettere dell'olio in modo da facilitare l'uscita della Della manopola. manopola. Infilate la punta dello svitol dentro la manopola e poi aiutatevi con un Un cacciavite cacciavite. facciamo girare così in questo modo, in modo da far entrare tutto bene l'olio, così la manopola uscirà facilmente finché non arriviamo giù in fondo. Così. Possiamo vedere che piano piano la manopola comincia ad allentarsi. Eccola qua. Ed eccola qua. Adesso se Puliamo prima di tutto la sede della manopola con dell'alcol. prendiamo un pezzo di carta. Grappa. Allora, una cosa prima che rimontiamo tutto. Se avete una manopola come questa della Domino, oppure un'altra marca, Pro Grip, UFO altre, o altri tipi di manopole, dovete vedere se avete questa gomma qui rossa che vi sto facendo vedere. In caso che voi non abbiate il bilanciere, la dovete lasciare, se non avete il bilanciere. Quindi se avete solo la manopola così, senza bilanciere. Invece se avete il bilanciere, questa la dovete togliere con un taglierino. Tagliatela a filo, mi raccomando, perché se no, se la inserite con tutta questa gomma, poi non vi entra il bilanciere. Quindi noi adesso, una volta che abbiamo pulito Già il fatto. manubrio, possiamo iniziare a A tagliare. tagliarla. Io vi consiglio un taglierino. Ci mettiamo qui sulla morsa. E procediamo a tagliare. Prendiamo un taglierino così. Ok. E tagliamo in questo modo a filo. Vi stoppiamo il video e vi facciamo vedere subito appena è pronta. A dopo. Ok, una volta tagliato ritroviamo questo punto qui. Non vi preoccupate di queste sbavature, tanto una volta messa non si vedono. Queste sbavature qua. Quindi procediamo a montare la manopola. Stessa direzione di quell'altra, la scritta. Quindi Quell'altra già l'abbiamo montata, possiamo farvi vedere, eccola qui. Mi dobbiamo solo mettere il raccomando, bilanciere. quando la inserite, perché qui c'è l'acceleratore, quindi andate delicatamente perché sotto è di plastica, se lo rompete, se no sono danni. Quindi procediamo a buttare l'alcol sulla manopola e all'interno Della manopola. della manopola. Quindi ora, una volta fatto ciò, inseriamo. L'alcol serve per pulire bene sia la manopola che il E manubrio. una volta Inserita. asciugato, non si sfila più. Anche perché dobbiamo pulire lo svitol inserito precedentemente. Ok. Poi ve le giostrate voi come le volete mettere.
Io vi consiglio comunque delle manopole queste della Domino perché hanno un grip molto, cioè molto buono in fatto. confronto alle altre manopole. Avevo Confrontiamo le quelle altre della Pro Grip, ma un po' non mi più bassa, piacevano. in modo da avere tutte e due la stessa altezza. E niente, adesso rimettiamo il bilanciere. Qui ci siamo. Questa un po' più dentro. E a posto. Mettiamo il bilanciere. Inseriamo il bilanciere e il lavoro è fatto. Spero che questa videoguida vi è Piaciuta. piaciuta. E datemi commenti, mettete like, iscrivetevi al canale. Qui da Info Motori e Scooter è tutto. A presto ragazzi.